Andate ad oltranza o vi fate, come dire, annebbiare dai ricorsi del PDL? Come procedete come PD? Ascoltiamo la relazione di Augello, che pare sia una relazione lunga e corposa. Si sono anticipate 90-95 pagine. Inizia la discussione e chi vuole parlare subito parlerà, e chi invece vorrà prendersi qualche ora per riflettere meglio potrà farlo. Nell'ufficio di presidenza della scorsa settimana io ho proposto di aggiornarci a domani mattina. Sì. La proposta non è stata votata perché in ufficio di presidenza non ci si divide, il PDL ha mostrato contrarietà nei confronti di questa mia proposta. Oggi questa proposta io la riformulerò, se non è domani mattina deve essere comunque ad horas la convocazione. Possiamo dire che in breve tempo questo caso decadenza sì o decadenza no sarà risolto, perché il PDL vuole andare alle calende greche sostanzialmente, puntando sul ricorso in Europa e sulla retroattività. Voi che cosa fate? Puntate i piedi o no? Bisogna fare in fretta. La fretta non significa diminuire l'opportunità a chi deve difendersi di essere ascoltato, ma bisogna fare in fretta perché la legge parla di immediata decadenza e perché questo paese non può stare appeso a ricatti, minacce su ogni cosa accade in Parlamento o nel governo, perché c'è una vicenda giudiziaria, quella di Silvio Berlusconi, che viene sempre messa avanti. Quindi retroattività? Però adesso si sono inventati questo elemento, nonostante il fatto che la legge Severino sia stata già applicata con logica. La legge Severino si sta applicando e senza che nessun prefetto che ha emanato decreti di decadenza per consiglieri regionali o per assessori o sindaci sia stata portata avanti. Quindi la legge Severino si sta applicando e la retroattività si sta fraintendendo, perché questa legge è stata approvata nel 2012 a fine anno, quando era chiaro che si dovesse approvare in quei tempi per consentire ai partiti che stavano facendo le loro liste elettorali di fornire diciamo delle figure che non incappassero nella legge Severino. E quindi la legge è stata fatta nei tempi giusti, si poteva evitare tutto questo. Ma è applicabile a Berlusconi? A mio giudizio è assolutamente applicabile a tutti i senatori, a tutti i parlamentari che dovessero ricevere condanne di terzo grado in questa fase di legislatura. D'altronde la sentenza di terzo grado, con i tempi che ha la giustizia italiana, è una sentenza che arriva dopo molti anni. È chiaro che il legislatore voleva ripulire questo Parlamento, non quelli che avremo fra 10 anni. Senta, voi siete un tribunale? Non siamo un tribunale, non c'è un quarto grado in Italia. In Italia c'è il terzo grado di giudizio. Ma lo dovreste spiegare a Violante, però. Violante ha detto un'opinione, poi ne ha detta un'altra, però in giunta per le elezioni non c'è Violante, ci siamo noi. Io non sono un giudice e né voglio fare il giudice che si sostituisce a quei tre tribunali, primo grado, appello e Cassazione, che si sono già pronunciati. Noi dobbiamo semplicemente verificare se la legge è applicabile al caso di Berlusconi.